Seguo con grave preoccupazione l'aggravarsi della violenza tra gli israeliani e i palestinesi della striscia di Gaza, insieme al ricordo orrante per le vittime e per coloro che soffrono. Sento il dovere di ribadire ancora una volta che l'odio e la violenza non sono la soluzione dei problemi. Benedetto XVI rompe il silenzio e leva la sua voce per scongiurare le parti ad adottare decisioni coraggiose in favore della pace. Al termine dell'udienza generale volge lo sguardo e il cuore alla regione medio orientale, gravata dalle nuove tensioni e nuovi scontri, e invoca uno scatto di ragionevolezza parlando di pace e riconciliazione. Quella ragionevolezza che era stata anche al centro della sua catechesi nell'aula Paolo VI davanti ai fedeli di tutto il mondo. Nel suo tentativo di ridonare entusiasmo ai comunicatori della fede, il Papa si è soffermato proprio sulla ragionevolezza della fede in Dio, sul mistero cristiano che non è assurdo ma sovrabbondanza di senso, di significato e di verità. Benedetto XVI ha spiegato che se la ragione vede buio non è per mancanza ma per eccesso di luce. Siamo in grado di guardare il sole, ha continuato il Papa, perché Dio si è avvicinato all'uomo, si è offerto alla sua conoscenza attraverso i limiti umani. La fede, come scoperta inquieta e inesausta di verità, smentisce il falso pregiudizio moderno secondo cui la ragione umana è bloccata dai dogmi della fede. Sant'Agostino, ma anche gli altri grandi, da Sant'Anselmo all'Aquinate, hanno dimostrato che la fede si esercita con la ragione e cercare l'intelligenza è un atto interiore al credere. Per questo è sempre più necessario, aggiunge il Pontefice, un rapporto virtuoso tra scienza e fede. Vanno incoraggiate le ricerche a servizio della vita, così come le indagini sui segreti del cosmo. La scienza come alleata della fede per comprendere il disegno di Dio nell'universo e la fede strumento indispensabile al progresso scientifico per realizzare il bene e la verità dell'uomo.